Identificare e offrire soluzioni specifiche per le imprese del Made in Italy per uscire dalla difficile congiuntura economica che ancora caratterizza il mercato dei consumi interni. Con questo spirito e con il titolo Internazionalizzazione e istruzioni per l'uso, a Roma è andata in scena la 7ª edizione di Big & Small, appuntamento annuale ideato da Metos e organizzato in collaborazione con Studio Valla e Archis Comunicazione per capire e fare il punto sullo stato attuale e soprattutto sul futuro delle imprese in Italia e all'estero. La crisi del 2008 ci ha visto piano piano scendere ai livelli di consumo in Italia e quindi internazionalizzazione. Noi rappresentiamo lo 0,34 del mercato mondiale e l'unica possibilità per le nostre piccole e medie imprese, che rappresentano comunque il 99% del tessuto italiano, è solo quello di poter andare all'estero. Quindi dopo l'altro anno che abbiamo pensato ai consumi, quando abbiamo quindi parlato di come i consumi potevano riprendere, ma abbiamo individuato il problema in un'Italia che ormai è in deflazione verso nuovi mercati che sono quelli dell'internazionalizzazione, mercati emergenti che guardano al nostro prodotto soprattutto alimentare, ricercano un prodotto sano, un prodotto del nostro Made in Italy, anche l'enogastronomia, per cui il futuro è questo. Vogliamo quest'anno dare, come ripete il titolo, le istruzioni per l'uso per poter portare le nostre PMI all'estero. È chiaro che qui il soggetto oggetto di questa riflessione sono soprattutto le piccole e medie imprese. Quindi la domanda è: che cosa dovrebbe fare una piccola e media impresa italiana per entrare nei mercati esteri e per soprattutto rimanere nei mercati esteri? In questo protrarsi della crisi internazionale, le PMI italiane, che già molto attive anche nei mercati esteri, hanno, come dire, dal 2010 in poi reagito positivamente, probabilmente alla ricerca di nuovi mercati vista la contrazione del mercato interno e del mercato domestico. La difficoltà che loro oggi stanno incontrando è nel rimanere nei mercati che sono riusciti a conquistare con molta fatica. Le leve di questo successo, di questa azione, sono, semplificando estremamente, sono sostanzialmente due: una la leva finanziaria e l'altra è la capacità di utilizzare i vari strumenti che oggi il sistema mette a disposizione. Quando dico sistema, evidentemente intendo dire sia il sistema nazionale che anche il sistema europeo. È banale, ma non per questo meno importante, ricordare che la dimensione nei mercati internazionali fa la differenza. L'accesso ai mercati internazionali, oggi soprattutto mercati lontani, perché sono verso questi che si stanno orientando le nostre aziende dal 2010 in poi, sono mercati che necessitano di un'organizzazione. La dimensione minore non le aiuta né nei rapporti con il sistema creditizio, né li aiuta nella capacità di mettere a sistema le conoscenze. Chiudo. Raccordare quindi quelle che sono le azioni di scenario che il pubblico fa, necessariamente fa, possono essere fatte meglio, possiamo discuterne per una vita, ma comunque vengono fatte, e quelle che invece sono le esigenze puntuali specifiche delle imprese, cioè di 4.500.000 partite IVA in Italia, dove ci sono circa 120.000 esportatori. Quindi questo penso che sia il compito di chi svolge un'azione di assistenza e di accompagnamento delle imprese, raccordare queste due esigenze, il quadro generale di apertura dei mercati con la traduzione e il raccordo sulle esigenze specifiche di ogni singola impresa. Parlando di internazionalizzazione, non si potevano non prendere in considerazione anche le opportunità e le difficoltà che le imprese straniere trovano arrivando nel nostro paese. Questo paese purtroppo non favorisce l'attrazione degli investimenti esteri, perché ci sono delle problematiche che ancora non sono state risolte. Sono problematiche legate alla burocrazia, che è lunghissima, sono problematiche legate al costo del lavoro, sono problematiche legate alle tasse che sono, rispetto a paesi che fanno l'attrazione di investimenti, sono molto più elevate, sono problematiche legate alla lentezza della giustizia civile, che per quanto riguarda gli investitori stranieri evidentemente è un problema.
Quindi noi dobbiamo smuovere, proprio togliere queste incrostazioni che non favoriscono l'ingresso, l'investimento da parte di aziende straniere in Italia, anzi alcune delle quali purtroppo decidono di andarsene se non risolviamo velocemente tutti questi problemi. Il Presidente del Consiglio nella sua agenda ha messo sicuramente tra le priorità anche questo, tutti ci auguriamo che ovviamente il Parlamento e il Paese ovviamente dia seguito, dia corso alla soluzione di questi problemi. Al dibattito sono stati portati anche esempi ed esperienze di internazionalizzazione. Sull'internazionalizzazione noi ci siamo mossi quest'anno in maniera piuttosto importante. Abbiamo realizzato a Pechino una manifestazione internazionale sul vino che si è chiamata Wine Expo. È la prima uscita che facciamo e devo dire che abbiamo avuto molta soddisfazione. Abbiamo organizzato una manifestazione internazionale con la partecipazione di 18 paesi al mondo. La presenza più importante era ovviamente quella italiana e laziale. Abbiamo avuto oltre 200 aziende produttrici di vino. Questa manifestazione la ripeteremo ancora l'anno prossimo e il target è di 300 aziende, dove la presenza italiana sarà ancora molto significativa. C'è stata anche una premiazione dove 15 aziende italiane sono state premiate e quindi il mercato cinese è un mercato in fortissima crescita, molto importante e strategico. Noi come prodotto italiano non siamo molto ben posizionati, siamo al sesto o settimo posto, quindi abbiamo dei margini di crescita molto importanti e quindi è opportuno tenere d'occhio questo mercato. Con la visita del primo ministro cinese Li Keqiang in Italia, a Roma e a Milano, si è firmato una serie di accordi di collaborazione economica e commerciale così, tra tutti i due paesi. Questi valori di accordo è arrivato quindi allora a più di 8 miliardi di dollari per una sola visita del primo ministro cinese in Italia. Quindi allora si può allora scoprire e vedere che con me allora abbiamo fatto i sforzi per promuovere in avanti la collaborazione bilaterale. Relativamente all'ambito agroalimentare è stata data visibilità alle imprese aderenti a Unica Italia, network di servizi per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle PMI dell'agroalimentare di qualità, presentato un anno fa proprio in occasione di Big Small. Nel nostro piccolo abbiamo voluto dare un contributo e quindi portare con Unica Italia un sistema di accompagnamento per le PMI all'estero. Soprattutto oggi avremo e ospiteremo i maggiori esponenti del mercato cinese e dei mercati americani, proprio perché reputiamo che in questo momento siano i mercati più vicini. Anche dopo Marco Polo, oserei dire, ma che comunque guardano con forte attenzione al Made in Italy. Bisogna soltanto trovare un meccanismo per favorire ciò. Ampio spazio è stato inoltre dedicato al credito, alla finanza agevolata e soprattutto alle opportunità offerte dalla nuova programmazione di spesa dei fondi dell'Unione Europea destinati all'Italia per gli anni 2014-2020. Spesso le regioni sono distinte per la totale assenza nello stanziare fondi per l'internazionalizzazione delle nostre imprese e del nostro sistema paese. Invece credo che le regioni debbano, è importante che stanzino risorse che in un breve medio periodo possa permettere alle aziende di entrare sui mercati internazionali al meglio. Come Regione Lazio, che in passato eravamo stati sulla stregua delle altre regioni molto poco attente a stanziare fondi per l'internazionalizzazione, nel quinquennio 2013-18 abbiamo ipotizzato uno stanziamento di quasi 60 milioni di euro per l'internazionalizzazione, di cui
11,4 milioni già nel 2014, naturalmente tra fondi propri e fondi derivanti dall'Unione Europea, però nel tentativo appunto di dare, di contribuire a incentivare le nostre aziende, ed incentivare le nostre aziende ad entrare sui mercati internazionali. Si è appena chiuso il negoziato con l'Italia per il nuovo quadro comunitario relativo al 2014-2020. Le risorse sul piatto sono davvero ingenti, perché sono oltre 30 miliardi di fondi strutturali che vengono cofinanziati in gran parte all'Italia, e più l'ex fondo, il FAS, il fondo per le aree sottoutilizzate, insomma il coacervo della sommatoria tra i tre è supera i 100 miliardi di euro. 100 miliardi di euro che saranno disponibili dall'inizio del prossimo anno fino al 2020, ma poi in realtà andranno spesi fino al 31 dicembre del 2022. È una massa di denaro ingente, ovviamente, che verrà gestita soprattutto dalle regioni, soprattutto la regione della convergenza, quindi la regione del sud Italia, ma comunque anche le regioni del nord e del centro nord giocheranno una parte fondamentale. In questo ovviamente i due player fondamentali saranno il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Ricerca. I fondi vanno in gran parte allocati per le imprese, per lo sviluppo delle imprese, soprattutto nei settori dell'innovazione e della ricerca. E quindi è chiaro che è importante che la programmazione parta al più presto, e ripeto, partirà in primavera prossima, e che finalmente l'Italia non tanto li spenda, perché poi fondamentalmente li riesce a spendere, ma che li spenda anche in maniera corretta, coerente con le esigenze delle imprese. Siamo stati fra i massimi rappresentanti della gestione della trattativa sulla nuova programmazione 2014-2020, una trattativa che ci ha visto chiaramente sul tavolo dei contributori netti, cioè di quelli che davano più soldi, quelli ne prendono, però evidentemente dobbiamo ricordare che invece per tanti e tanti periodi siamo stati nel tavolo di quelli che soldi prendevano, quindi è una compensazione normale a livello europeo. Quest'anno è un po' contratto il paniere dei fondi, ma è comunque molto meglio di quello che poteva essere. L'Italia ha fatto un'ottima trattativa, una grandissima trattativa. I governi si sono succeduti mantenendo la stessa linea. Ora, in un momento di contrazione di fondi nazionali, i fondi comunitari sono particolarmente importanti. La virtù del paese, delle sue aziende, dei suoi uomini si misurerà nel lavorare tutti insieme, quindi questo sia a livello di governo, province, regioni, ormai comuni, Stato centrale, ma anche le aziende, cercando di valorizzare quel sistema Italia di cui a volte parliamo più di quanto in realtà non attuiamo. Il piccolo, piccolissimo non sempre paga in Europa. Progetti fatti in sinergia e progetti fatti insieme probabilmente funzionano meglio, e la tecnologia è quella, la specializzazione è quello che ci chiede l'Europa. Noi non abbiamo una forza lavoro a livello di costi competitiva, la competizione ce l'abbiamo sul nostro background, sulla possibilità di innovare, sulla inventiva e sulla capacità di migliorare i nostri prodotti. Ecco, su questo giochiamo il futuro, soprattutto in un paese in cui i fondi nazionali non saranno moltissimi nei prossimi anni. I fondi comunitari sono veramente quella che è la nostra volano per il rilancio.